È braccio di ferro all'interno della maggioranza in comune all'Aquila. Da una parte il sindaco pronto a sciogliere il consiglio e mandare tutti a casa, dall'altra i cosiddetti ribelli, ai quali non viene perdonato di aver votato contro un progetto per la realizzazione di una cabinovia sul Gran Sasso. Nell'occhio del ciclone soprattutto i socialisti di Fondazione, che ha sempre mantenuto una posizione contraria sull'impianto, e SEL, che nel corso della maratona per l'approvazione del bilancio si è allineata alle posizioni dei contestatori e del centrodestra. Più attenuata la posizione del primo cittadino nei confronti dell'API, ugualmente contraria al progetto, ma solo, sempre secondo Cialente, per un mero errore tecnico al momento della votazione. Tra qualche giorno il confronto tra le parti, più che altro una resa dei conti, con il sindaco che ha già annunciato la possibilità di dimissioni, come nelle 6 volte precedenti, tutte puntualmente ritirate. Padovani, per sue motivazioni, perché non sono politiche, il Partito Socialista non ha un problema politico, è un problema di Padovani, che se n'è andato per fatti personali. La posizione di Rifondazione, io comunque la posso rispettare, loro hanno sempre avuto questa posizione, chapeau, non c'è problema, ma non mi spiego che addirittura Masciocco dice vabbè, mo votiamo questo emendamento, poi a ottobre lo rimettiamo, ma come? La stessa maggioranza che lo boccia il 24 di agosto, poi la rimette a ottobre, perché? Perché vuoi segnare bandierini, se mi lasciano loro io ne prendo atto, dopodiché io mi presenterò in Consiglio Comunale con una giunta, con una revisione del programma di mandato, se c'ho i voti, se abbiamo i voti, io continuo questa esperienza. Adesso, venerdì mattina, incontrerò SEL, loro mi diranno abbiamo cambiato linea, io dirò, visto che è una cosa dirimente, è come dire entriamo nell'euro meno, cioè non puoi tenere uno e ti dice no, ciao, grazie, ci siamo voluti bene. Dal canto suo SEL prende atto delle dichiarazioni di Cialente e non arretra di un millimetro dalle sue posizioni, lasciando il pallino del gioco proprio al sindaco. È nelle sue possibilità mettere fine alla consigliatura, alla seconda consigliatura Cialente, quindi non passi indietro di cosa? L'emendamento votato e bocciato dal Consiglio Comunale riguardava la cabinovia di Montecristo. Non può essere, non poteva stare nel piano triennale perché non c'è né un progetto esecutivo, non c'è un progetto preliminare, non ci sono stanziati in bilancio i finanziamenti e manca il pezzo di collegamento che va da Montecristo Superiore alla Cindarella. Cioè quindi è una scusa. Se è una scusa facesse lui, tanto la consigliatura è nelle sue mani.